La mafia l'ha raccontata molto bene alla Camera l'unica deputata da cui personalmente mi sento rappresentato ogni volta che prende la parola. Quindi è un grandissimo onore per me averla qui anche oggi e poter abbracciare l'onorevole Sara Cugnuolo. Allora, per chi non lo sapesse, quello lì è il Palazzo del Comune. Se vogliamo farci sentire, è il momento buono. La prossima settimana arriverà il famigerato 44. Pensate che la scorsa settimana, giusto ieri, diligente sono andata in commissione affari costituzionali, prima commissione della Camera dei Deputati, a rivendicare il diritto di poter presentare e quindi anche discutere come parlamentare eletto i miei emendamenti, ovviamente soppressivi dei famigerati articoli del DL 44. Ebbene, siamo entrati alle 14:30, alle 15 eravamo già fuori, la discussione era conclusa, avevano dato il mandato al relatore e quindi il provvedimento è stato praticamente, sostanzialmente blindato. Parlamento chiuso, il Parlamento non dà più parola ai cittadini, questo l'abbiamo capito, i portavoce eletti. Si diceva prima anche con Senta, stiamo lavorando anche all'Europarlamento, non si trovano parlamentari che rispondano responsabilmente ai propri cittadini. Rompeteci le palle, siete autorizzati a rompere le palle ai vostri parlamentari. Questa gente deve rispondere delle proprie responsabilità in tutti i modi. Abbiamo le mail, numeri di telefono, abbiamo la possibilità di aspettarli anche qualora conoscessimo il loro indirizzo sotto casa, ovviamente, senza violenza, con tanta pace delle buone anime. Questo per salvare noi, per salvare il nostro futuro, per salvare i nostri figli che sono lì in questo momento, che stanno facendo una camminata o probabilmente in un'altra manifestazione e... per non permettere, come quei ragazzi che sono nell'altra piazza, e mi dispiace dirlo, di essere strumentalizzati da una parte di politica che non solo sta rovinando il loro presente, ma vuole anche monopolizzare il loro futuro. Ragazzi, riprendetevi la vostra libertà, riprendetevi il diritto di sognare, di decidere del vostro futuro. Lasciate stare questi adulti che sono indegni. E io mi vergogno di rappresentare una parte della politica e una parte delle istituzioni in questo momento, in questa piazza. Mi vergogno tremendamente di quello che vedo, di quello che provo ogni giorno. Mi vergogno delle loro parole, della loro ignavia, del loro totale non rispetto del ruolo che gli è stato affidato. Abbiamo parlato di mafia, hai parlato giustamente di mafia. E io mi sono permessa di fare un lungo intervento sulla mafia che francamente non si aspettavano. Non si aspettavano e a cui non hanno neanche saputo replicare. Ma su questa storia c'è tutta la mafia. C'è la mafia dello Stato che prende patti e accordi con le istituzioni magari locali, l'abbiamo vissuto in Val d'Aosta ma sicuramente è così in tutta Italia. E c'è la mafia che deciderà dove vanno i nostri soldi, dove vanno i soldi delle istituzioni, dove vanno i soldi dell'Europa, dove vanno i soldi di noi tutti che paghiamo le tasse. E questo non è giusto per voi e per tutti. Noi lotteremo sempre, io non mi sottrarrò mai, almeno fino al 2023. Non vi nascondo che non è semplice, non è facile, per niente. Per
Però mentre prima all'inizio mi sentivo un alieno, mi sentivo una persona anche sola, che semplicemente leggeva il primo decreto di febbraio e diceva: ma qua, caspita, è un assegno in bianco per le nostre vite, per la nostra politica futura. Qui questo significa che decideranno qualsiasi cosa senza neanche passare dai parlamenti. E allora lì ho detto di no, e lì mi sentivo da sola, ma oggi qui è impossibile sentirsi da soli. Io vi propongo una riflessione che non vuole essere, anche se sono un politico, non vuole essere un manifesto politico assolutamente, ma più un manifesto sociale, perché dobbiamo riprenderci, secondo me, più che la politica e l'istituzione, dobbiamo riprenderci la possibilità di essere comunità. Allora, l'ho scritto mentre arrivavo qui in treno e ve lo voglio condividere. Uomini e donne che si riconoscono vivi e che istintivamente resistono ad un messaggio di morte, sia esso trasmesso via etere o inoculato attraverso una siringa. La nostra memoria, quella a cui apparteniamo, è destinata a sopravvivere ai loro sforzi distruttivi. Non ce la faranno. Il nostro pensiero e le nostre intenzioni sono molto più potenti di qualsiasi loro piano criminale, molto più potenti. Si sta sgretolando tutto, lo leggete sui giornali, si sta sgretolando tutto. Non abbandoniamoci allo sconforto dove vogliono portarci. Riconosciamoci tra noi come forti e vincitori, difensori di un messaggio più potente di qualsiasi loro arma, perché è un messaggio dedicato alla vita, alla loro devozione all'odio, alla disperazione, al rancore, al conflitto, al disordine, alla paura. Noi rispondiamo con l'armonia e la coerenza delle nostre anime e dei nostri pensieri, che sento anche in questa piazza oggi così forti, e vi ringrazio per questo. Restiamo retti e difendiamo la nostra memoria, compresa anche i nostri figli, che sappiamo non essere solo il nostro DNA, ormai lo sappiamo, anche se loro ambiscono al nostro DNA, ma non lo avranno mai. Alla loro idea di estinzione rispondiamo con l'evoluzione ed ancora con la rievoluzione per una nuova rinascita. Alla loro menzogna e ignavia rispondiamo con la nostra ricerca della verità, che è in realtà profonda riconoscenza. E io ringrazio voi e ringrazio il cielo per i momenti che stiamo vivendo qui insieme. Alla loro obbedienza alle false promesse propagandate per convincerci a cedere beni e diritti naturali, alle loro tentazioni al ricatto, alle loro intimidazioni. Dio sa quanti intimidazioni ognuno di voi soffre nella propria vita. Noi rispondiamo con la gioia di vivere nella celebrazione dello scopo della nostra esistenza. Ognuno di noi è un grande dono per tutto il mondo e per questo paese, ognuno di voi. Costi quello che costi, noi non ci tradiremo né tantomeno ci venderemo. E lo dico anche al Comune di Bologna. Mai e poi mai. Alla loro malattia del corpo noi rispondiamo con la cura dell'anima, alla loro complicità, alla iniquità, e queste parole sono state utilizzate anche da un grande vescovo, rispondiamo con la fedeltà del nostro amore per la giustizia, obbedienti alla Costituzione e disobbedienti alle loro leggi ingiuste, sempre più forti della speranza che nessuno, e dico nessuno, ci toglierà mai più una libertà riconquistata. Siamo una comunità unica, orgogliosa, protetta, sana ed inviolabile. Nessuno ci toccherà mai se saremo uniti qui, ma anche a casa. Un solo corpo e un solo spirito, ora e sempre. Vi abbraccio forte. Vi chiedo un favore solo. L'abbraccio tra di voi l'avete fatto. Vi chiedo un unico urlo. Giriamoci dalla parte della persona che ci avvicina e le gridiamo insieme, tutti insieme, al mio tre, ti voglio bene.